Cara Eleonora, mio nonno arrivò a Buenos Aires in nave, veniva dalla Calabria. Ho sempre pensato che ciò che mi univa all'Italia fosse la migrazione, ma adesso posso dire con un'immensa gioia che oltre a questo a unirmi al femminismo. È commovente immaginare le centinaia di migliaia di donne, sicuramente milioni, che in questi ultimi anni hanno contribuito a tessere questo groviglio di reti, reali e virtuali, attraverso le quali i femminismi di tutte le parti del mondo si sono connessi fino a rendere possibile, per esempio, un'azione così incredibile come quella dell'8 marzo di quest'anno, il giorno dello sciopero internazionale delle donne. Quando ho visto che sarebbe avvenuto in 50 paesi, mi si sono illuminati gli occhi. È commovente allo stesso modo scriverti in occasione di un festival di arte, che sia l'arte ad averci connesse, perché quello che unisce il femminismo all'arte è l'immaginazione, perché questa lettera è un chiaro esercizio di immaginazione e perché l'arte e il femminismo mi fanno pensare a un'alleanza che ho considerato fondamentale per tutta la mia vita, l'alleanza tra la politica e l'estetica. Mi piace immaginare che potremmo sederci e parlare come se fossimo amiche. Mi piacerebbe raccontarti e sentirti raccontare i motivi personali che ti hanno portato a far parte del movimento Non Una di Meno. Sono sicura che tutte abbiamo dei motivi personali, profondamente ancorati alla nostra esperienza, alle nostre biografie, che ci permettono di comprendere in prima persona quali sono gli effetti della violenza maschile e che ci portano a ribellarci e a desiderare un futuro migliore. Mi piace immaginare che siamo in molte ad acclamare il motto, il personale politico. Mi ricordo che il 2 giugno 2015 pensavo che la manifestazione che avevamo convocato per il giorno seguente sarebbe venuta molta gente. Lo supponevamo per tutte le adesioni che arrivavano nel profilo di Facebook. Però il 3 giugno, quando ero lì, in piedi su delle scale dalle quali si poteva vedere la piazza del congresso piena e le strade piene di manifestanti, quasi 300.000, che si propagavano in tutte le direzioni, semplicemente rimasi senza parole. Ricordo che quel giorno vidi un ragazzino con un cartellone che diceva «Il machismo ci uccide», insieme a un altro che aveva scritto «Uomo, il tuo silenzio è complice». Vidi una bambina la cui madre portava un cartello che diceva «Mia figlia e io siamo state vittime». In quell'istante pensai che sicuramente era la prima volta che aveva preso coraggio per condividere in pubblico la sua esperienza. È bellissimo immaginare che insieme ci contagiamo il coraggio. Ho pensato anche a quanto fosse bello che lo coniugasse al passato. Siamo state vittime, perché affermarlo al passato significava dire «Vengo a raccontare pubblicamente quella che ormai non sono e a trasmettere ad altre donne che tutte possiamo smettere di essere delle vittime». Questo è il significato del motto «Ci vogliamo vive, autonome e libere». Come quelle adolescenti che camminavano per le strade con i cartelli tipo «Del mio corpo e del mio vestiario, riservati il commentario» o «Io scelgo con chi mi vesto e con chi mi svesto» oppure «Il sangue, l'unico sangue che dovrebbe scorrere è quello mestruale» o ancora «Io non crescerò né principesse sottomesse né maci violenti». Quel giorno avevo la sensazione di assistere a una scena totalmente imprevista, nuova e piena di speranza. Credo che tutte, in qualche momento, ci guardiamo con una campagna e pensiamo «Tutto questo è incredibile». Oggi ricordavo che Platone disse, in un'affermazione famosa e controversa, che la classe sociale alla quale appartengono gli artigiani è quella di coloro che non hanno tempo di stare in nessun altro luogo che non sia il loro lavoro. A volte la vera politica inizia, per l'appunto, quando quelli a cui hanno detto che non hanno tempo di fare nient'altro che il loro lavoro prendono questo tempo che non hanno per rendersi visibili e provano che le loro bocche, anche quando parlano della loro propria esperienza, non solo danno voce al piacere e al dolore, ma emanano una parola comune e reclamano l'uguaglianza dei diritti. Un processo significativo è stato quello che stiamo vivendo come donne, trans e uomini antipatriarcali in questi 2 anni in cui ci siamo presi le strade, forgiando un sentimento comune fino a convertirci in una forza politica capace di trascendere le frontiere territoriali e soprattutto di oltrepassare le frontiere di quello che si era immaginato come possibile. Per questo ti considero un'amica, Eleonora, perché siamo parte di una deriva imprevista. Mi sembra che siamo coinvolte in una sorta di utopia, intesa nel migliore dei sensi,
Nel mio paese, dove quest'anno è morta assassinata una donna ogni 18 ore per violenza maschile, una donna in meno ogni 18 ore, ovviamente il motto non una di meno ha un sapore utopico. Penso che, di fronte alla realpolitik, uno dei compiti dell'arte dell'attivismo femminista sia discutere le frontiere del possibile, elevando principi che paiono impossibili e sostenendoli con volontà. Cosa succederebbe se vivessimo in un mondo senza persone che fanno questo? Sarebbe un mondo impoverito. Credo che non una di meno sia un'affermazione radicale, perché contiene questa dimensione utopica. Ci sono quelli che criticano le utopie, però dimenticano che anche il patriarcato deve esserlo stato, nel momento in cui corrisponde ad una tradizione che ha proposto di mantenere il femminile governato dal maschile, non solo negandogli la voce nello spazio pubblico, ma anche eclissando le sue multiple possibilità e determinando il suo spazio privato. Una tradizione che ha costruito la donna al servizio delle necessità maschili, un'utopia per gli uomini. Per tutte queste ragioni mi riempie di entusiasmo che la richiesta di uguaglianza stia crescendo e mi emoziona quanto si stia alzando la voce delle donne nella regione in cui vivo, l'America Latina, dove il livello di maschilismo che incombe nelle nostre società non perde un minuto per portare via delle vite. Come saprai, lo slogan "non una di meno" proviene da una poesia di un'artista e attivista messicana, Susana Chavez, una delle prime a denunciare gli omicidi sistematici di donne nella città di Juarez. La trovarono assassinata in una strada di Cuauhtémoc, il suo corpo mutilato e la sua testa avvolta in una borsa nera. "Non una donna di meno, non una morte in più", diceva quella poesia che ero solita recitare nelle letture pubbliche dove chiedevo giustizia per le donne assassinate. Un po' di tempo fa, qua nel mio paese, hanno ucciso una ragazza. Si chiamava Micaela e una sua amica, Camilla Garcia, scrisse questa poesia che voglio condividere con te. Dove uccisero Micaela dovrebbero crescere gli alberi, dovrebbe scorrere l'acqua, dovrebbe finire la strada, rimanere silenziosa, così che solo gli uccelli parlino con la sua morte e la portino molto lontano dagli uomini. Dove uccisero Micaela, 26 anni rimasero senza un corpo da abitare. Per questo mancano gli alberi, per tutte le sue radici. Dove la buttarono, io continuerò a camminare. Continueremo a camminare tutte. Non con le scarpe, scalze, nude, ardenti, bellissime. E sotto i nostri piedi, un giorno, finiranno tutti gli assassini, ciechi di luce, senza poter odorare la libertà, la speranza scandalosa che sugliamo. Mi piacerebbe che mi raccontassi, Eleonora, che odore ha la libertà in Italia. Mi piacerebbe che continuassimo a camminare tutte insieme, aprendo nuovi cammini, scalze. Mi piacerebbe pensare che questa lettera sia un'altra goccia di questa speranza scandalosa che fiorisce dalla nostra pelle. Mi rende felice essere sulla stessa barca. Un abbraccio, Florenzia Abbate.